Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Lorenzo Governatori, Marketing e Sales Specialist di Inside Sales Italia e ho il piacere di darvi il benvenuto al secondo webinar della nuova rubrica Inside Sales Lab. Sono con Simone Severini, mio collega, Marketing e Sales Specialist, anche lui di Inside Sales Italia. Salve a tutti, è un piacere. Tutti quelli che ci conoscono, diciamo sempre che periodicamente organizziamo dei webinar, degli eventi, diciamo, sul tema delle vendite e delle vendite digitali in questo caso. Lasciateci, vi rubo veramente 2 minuti, magari per parlarvi di che cosa fa Inside Sales Italia e di chi siamo. Per cui proverò a condividere il mio schermo in questo senso. Dovreste riuscire ora a vederlo. Che cos'è Inside Sales Italia e che cosa fa Inside Sales Italia? Siamo nati nel 2017 con l'obiettivo di proporre al mercato le metodologie di processi Inside. Sostanzialmente siamo i primi, sì, a offrire un supporto strategico e operativo molto verticale sull'Inside Sales e la gestione commerciale da remoto. Lo facciamo principalmente in due modalità. Da un lato, supportiamo le imprese nell'introduzione e nella messa a regime di una strategia Inside. Dall'altra parte, invece, forniamo la formazione, cioè forniamo gli strumenti e le competenze ai team di vendita che vogliono poter gestire, diciamo, in autonomia, in piena autonomia, l'intero processo. E che cosa facciamo qui oggi? Ogni mese organizziamo, come ho detto in precedenza, degli eventi e abbiamo deciso di raccoglierli d'ora in poi all'interno di un cappello. Cappello a cui abbiamo dato il nome di Inside Sales Lab, una serie per l'appunto di incontri gratuiti a cadenza più o meno mensili pensati per entrare all'interno delle dinamiche dell'Inside Sales. Il focus allora di questi incontri è rivolto da un lato chiaramente agli aspetti organizzativi, cioè cerchiamo di portarli a terra, dall'altra parte chiaramente ai risvolti pratici per cercare di avvicinare, diciamo, queste problematiche a quelle che quotidianamente le imprese affrontano, come un laboratorio, direi sicuramente. L'appuntamento di oggi è rivolto al playbook commerciale, al design del sales process. E i relatori siamo io, Simone, che avete già conosciuto, e il professor Cardinali è stato raggiunto all'ultimo da un impegno istituzionale, ma proverà ad essere con noi nella chiusura. I relatori, per l'appunto, siamo io e Simone, il tema è il playbook commerciale. L'agenda di oggi, dovreste riuscire a vederla a schermo, parleremo nella prima parte di che cos'è sostanzialmente il playbook commerciale e del perché è uno strumento così utile. Simone si occuperà poi di parlarvi della struttura e delle varie sezioni di cui è composto e faremo un focus chiaramente sul processo di vendita, che, come suggerisce il titolo di questo appuntamento, sarà una parte centrale sicuramente dell'incontro. Nella parte quarta invece vi faremo vedere lo strumento pratico che vi consegneremo alla fine dell'incontro per poter poi portare a terra voi stessi nella vostra realtà quello di cui abbiamo discusso oggi insieme, insomma, in questa oretta. Vi anticipo poi che la registrazione del webinar vi sarà fornita al termine dello stesso lunedì, diciamo che siamo soliti caricare la registrazione e inviarvela via mail. Partiamo direttamente subito allora su che cos'è il playbook commerciale. Per definire il che cosa, partiamo magari da quello che sappiamo e nel fare questo provo ad immedesimarmi in voi ed in quello che immagino facciate quotidianamente. Quando si pensa al playbook commerciale, diciamo che la prima cosa che viene in mente potrebbe essere una definizione magari di questo tipo, no? Un qualcosa che racchiuda le azioni sales da fare. Quello che i venditori magari devono dire, devono fare in determinate situazioni, occasioni. Se ho un punto vendita fisico, è magari quello che il mio front office deve dire, o altrimenti se ho degli agenti rappresentanti, è quello che gli stessi devono fare con il buyer o come, ad esempio, gestire le contestazioni. È giusto, sicuramente, ma non solo. A questo punto, magari allora scatta in noi in automatico un meccanismo, uno spunto, e cioè che magari il playbook sia quel documento che una volta creato, una volta smarcato, sta lì per sempre, sono a posto per sempre, non ci penso più. Collegato a questo abbiamo inserito un'altra citazione
che è quella, ok, allora trovata la giusta quadra, mi basterà scriverlo e poi girarlo alla forza vendita che lo eseguirà. Entrambi gli aspetti non sono corretti e vediamo poi magari il perché. Un altro aspetto che mi è capitato di vedere spesso, soprattutto nelle PMI, è che venga considerato quasi la ricetta di tutti i mali, quasi come fosse un'entità salvifica, no? Che quando non sai che cosa fare ti affidi a lui. È molto comodo sicuramente pensare in questa maniera a livello mentale, perché dà sicurezza, dà l'impressione di aver decodificato, diciamo, le difficoltà quotidiane, che è un po' il sogno di tutti i manager, di tutti gli imprenditori, no? Rendere facile qualcosa di complesso. È sicuramente una guida, ma non solo. Vediamo allora di trovare una definizione che ci convinca un po' di più su quello che cosa sia il playbook commerciale, partendo proprio da questi spunti che abbiamo visto. Ok, sicuramente non riguarda solo le azioni commerciali. Racchiude anche la strategia, saranno presenti le metodologie scelte, i dettagli del processo e tutte le risorse specifiche per attivarci, le attività, gli script, i template dell'email e molte altre cose che vediamo poi insieme successivamente con Simone. Il secondo aspetto è che è sicuramente un documento dinamico, che è l'esatto contrario del pensare, insomma, che venga costruito una tantum. Deve essere infatti frutto di revisioni costanti. È un documento mutevole perché, se vogliamo, è mutevole il contesto oggetto dell'analisi. Ripensate ora alla vostra organizzazione, al vostro modo di vendere 3-4 anni fa, prima del Covid. Pensate ora adesso a cosa state facendo, a cosa state operando ora. Pensate quindi che state facendo le stesse identiche cose? Io credo di no. Ecco perché è un esempio molto pratico di come possa essere un documento dinamico. È costruito poi insieme al marketing e alle vendite, con gli spunti del marketing e delle vendite, dei due reparti. E deve coinvolgere sicuramente poi i venditori stessi, che hanno, se vogliamo, l'esperienza, le informazioni sicuramente, e hanno loro poi il contatto con il cliente. Sono loro, se vogliamo, i veri protagonisti più che il manager. Chiaramente insieme al management, ma non deve essere, ecco, solo un documento che cala dall'alto. Va condiviso e redatto sicuramente insieme. Non deve essere poi infine il paraocchi che mettiamo al cavallo, cioè non devono essere previsti, diciamo, in maniera stretta, fortemente vincolate e ancorate alle azioni da fare. Devono essere previsti invece dei momenti di libertà, degli spazi di libertà d'azione da garantire alle figure che poi lo metteranno a terra. Bisogna proprio prevederlo, altrimenti il rischio è che il playbook 9 venga percepito quasi o si trasformi come uno strumento di rifugio che gli automi devono eseguire alla lettera, su cui poi scaricare anche le colpe se le cose vanno male. No, c'è scritto nel playbook. Senza, diciamo, l'intelligenza pratica è e sarà sempre uno strumento un po' zoppo. Cerchiamo di trovare allora una definizione, se vogliamo, univoca. È molto complesso, ma in base a quello che abbiamo visto prima, è sicuramente un documento dinamico che racchiude non solo le azioni, quindi, ma tutto quello che vedremo poi successivamente, che vi ho anticipato, dalla strategia alle attività, che viene costruito insieme ai reparti marketing e sales e ai vari protagonisti, le varie figure di questo processo, e al tempo stesso deve essere un valido strumento alla normale attività del venditore e delle figure in questione, con dei margini di libertà magari da prevedere. Ma perché allora è importante questo strumento? È importante sicuramente per trasformare la strategia in azione, sicuramente questo. È importante anche per allineare venditori e marketing intorno agli obiettivi. Quante volte ci è capitato, no, di vedere quasi un silos presente fra queste due aree. In questo caso, chiaramente, il documento ci aiuta a indirizzare tutti verso un'unica via, un'unica strategia. Velocizzare eventuali processi di onboarding. Anche in questo caso, molto utile in caso di nuovi inserimenti, sia nella parte sales che nella parte marketing. Assumo un nuovo venditore, assumo un nuovo marketer. Avere un documento del genere ci facilita sicuramente l'onboarding, per l'appunto. E poi ci aiuta a migliorare produttività e performance, perché insomma è frutto dell'esperienza, no? Di questi cambiamenti mutevoli e dinamici che ci hanno permesso di arrivare ad una quadra finale.
Direi che siamo arrivati alla seconda parte, cioè andiamo a vederlo nel dettaglio. Io lascio per cui la parola magari a Simone, e gli lascio anche la condivisione che entra insomma nel dettaglio della struttura di questo potente strumento. Benissimo, grazie Lorenzo, sei stato come sempre super chiaro. Vado a condividere. Ok, dovrebbe vedersi, giusto Lorenzo? Sì, perfetto. Ok, allora, cosa vedremo ora insieme? Dopo questo breve, ma secondo me essenziale, introduzione da parte di Lorenzo, andiamo proprio nello specifico a vedere la struttura del playbook. Iniziamo con questa infografica, che racchiude tutte le sezioni, importanti e necessarie che andrebbero inserite in un playbook commerciale. Oggi, come lo andremo a approfondire e vedere queste sezioni? Andremo ad approfondire solo quelle più importanti. Questo perché? Per questioni obiettivamente di tempo. Se le andessimo ad approfondire tutte ci vorrebbe molto più di un'ora o forse neanche basterebbe tutta la giornata. Quindi oggi vi darò delle pillole su quelle sezioni che sono, secondo la nostra esperienza, le più importanti e le più critiche, che secondo noi non dovrebbero assolutamente mancare. Per raccontarle e per dare un filo logico a tutto questo racconto utilizzeremo questa struttura. Vedremo per ogni sezione perché è importante inserirla, quindi la motivazione che c'è dietro. Poi anche quando lo andrete a fare in autonomia, se vorrete, saprete il motivo, il perché di quello che state facendo. Andremo poi a vedere cosa mettere nello specifico, anche qui delle pillole, delle attività quasi standard, poi ovviamente ogni azienda è diversa a sé, ma queste secondo noi, quelle che vi andrò a raccontare, sono degli aspetti quantomeno necessari e spesso trasversali a quasi tutte, le imprese, specialmente nel B2B. E poi vedremo anche qualche esempio pratico. Facendo poi un focus particolare sul processo di vendita e le varie attività, anche perché è una delle parti più corpose che merita sicuramente un approfondimento a parte che farà nuovamente Lorenzo. Iniziamo quindi dalla prima sezione che vi consiglio, posizionamento e proposta di valore. Perché è importante inserirla? Questa parte del posizionamento serve per fare una panoramica di come l'impresa si posiziona nel mercato e nel contesto di riferimento. Questo è già il primo tassello che abbiamo nel playbook, è evidente come sia necessario crearlo e costruirlo in collaborazione con il marketing. Spesso il contesto di mercato, il posizionamento, normalmente è, diciamo, nelle mani, nei reparti marketing, viene sviluppato. Ma secondo me dovrebbe uscire fuori e dovrebbe essere anche condiviso con i venditori, perché poi saranno i venditori il canale principale per molte aziende, anche l'unico, con cui l'impresa, il prodotto verrà dato nelle mani dei clienti. Quindi i venditori lo devono conoscere alla perfezione e devono essere poi in grado di raccontarlo in maniera precisa e puntuale. Poi chi legge il playbook, quindi i venditori, ma non solo, tutta l'azienda volendo, deve sapere all'istante quali sono i punti di forza e di debolezza dell'azienda e cosa la differenzia. Anche qui, come saprete, se avete dei venditori, sono dei punti importantissimi e fondamentali, delle leve fondamentali da utilizzare durante la trattativa, ed è quindi bene metterle subito all'inizio del documento. E poi deve essere chiara la proposta di valore. Ogni prodotto è diverso, ogni nostro business è diverso e i venditori hanno l'assoluta necessità di capire perché i clienti ci scelgono, perché i clienti scelgono proprio noi come azienda e come prodotto. Perché, ripeto, durante la trattativa, durante la presentazione del prodotto, durante i recall successivi. Ok, allora, gli elementi li ripeto velocemente: panoramica aziendale, condizioni di mercato, punti di forza e di debolezza, posizionamento e proposte di valore. Ripeto, spesso queste azioni e attività nelle aziende, soprattutto se un pochino più grandi e strutturate, rimangono sempre come elementi molto fumosi, soprattutto nei reparti vendite, dove non ci si concentra mai o comunque si va sempre molto verticali sulla chiusura della trattativa, sul fatturato da fare, sul budget di fine mese e quant'altro. Ma secondo noi, secondo la nostra esperienza, abbiamo visto che tutto questo è un elemento fondamentale. Fondamentale perché allinea i venditori e li fa lavorare obiettivamente meglio. Anche i venditori, se non hanno una bussola da seguire, delle linee guida chiare, non riusciranno a dare il massimo dal punto di vista delle performance. Ok, no, vai alla prossima sezione. La seconda è strategie e metodologie commerciali. Andiamo quindi a vedere perché è importante questa parte. Questa qui ovviamente è il fulcro iniziale, una volta che la tana si è posizionata andiamo un po' più nello specifico. Qui dobbiamo mettere in evidenza gli obiettivi aziendali.
Quindi all'inizio c'era una panoramica, ora andiamo sempre più nello specifico. Il documento è dinamico, quindi mettiamo, per esempio, se stiamo costruendo il playbook, per esempio, nel 2022 o lo stiamo aggiornando per quell'anno, mettiamo in evidenza gli obiettivi aziendali che si vogliono raggiungere e come la direzione, ma tutti insieme i vari reparti, pensano di raggiungere. Questa sezione serve proprio per allineare venditori con tutta la direzione e quindi capire proprio il perché vengono fatte determinate cose. Quindi cosa andiamo ad aggiungere? Gli obiettivi, esempio, non fermatevi al fatturato, questo qui lo sconsigliamo sempre, non mettete sempre solo il fatturato, cercate di scendere più nella qualità della trattativa. Quindi, per esempio, andate a mettere in evidenza le percentuali di chiusura, il valore medio della trattativa, il tempo di gestione. Anche perché se noi diamo ai venditori questi obiettivi, loro sapranno cosa poi durante l'anno dovranno migliorare. Ovviamente possono essere anche miglioramenti incrementali di poco valore o comunque di percentuali minime, ma che durante l'anno, comunque nel corso degli anni, fidatevi, migliorerà di molto le performance di tutto il reparto. Poi mettiamo le opzioni strategiche e le aree quindi di miglioramento annuali, esempio, vogliamo entrare in nuovi mercati, vogliamo prendere clienti diversi, i venditori, su quali tipologie di clienti si dovrebbero concentrare maggiormente? Ci sono magari dei mercati che vogliamo abbandonare? Ci sono delle nuove campagne marketing, tutte queste azioni devono essere messe in questa prima area per lo stesso motivo che ho detto all'inizio, deve dare un contesto, deve far capire i venditori dove stanno lavorando e per chi stanno lavorando e per quale motivo lo stanno facendo. Poi infine mettiamo le metodologie di approccio al cliente e come applicarle correttamente. Quindi qui siamo in una prima fase strategica che dà una direzione. Successivamente il prodotto. Questa parte è importante. Spesso nelle aziende si dà un po' per scontato il prodotto che viene venduto. Si dà per scontato, non ci si presta mai troppa attenzione, ogni venditore ha i propri metodi di presentarlo, ma secondo noi servirebbe una parte molto specifica per il prodotto. Ovviamente ci possono essere aziende monoprodotto o multiprodotto. Questo sta a voi, alla vostra sensibilità o comunque alla vostra necessità. Il plus ultra sarebbe creare un playbook per ogni prodotto o comunque una sezione del playbook per ogni prodotto. Ma per iniziare potete anche iniziare dai prodotti core strategici, iniziare da loro. Poi con il tempo aggiungete anche tutti gli altri prodotti. Per le aziende di distribuzione questa parte onestamente vi consiglierei un po' di saltarla. Quindi cosa mettiamo? In questa parte è importante metterla perché raccoglie tutte le informazioni necessarie riguardo alla soluzione venduta, specialmente nel B2B dove i prodotti sono molto complessi, i venditori devono avere una mappa bella scritta, pronta all'uso su tutte le peculiarità dei prodotti che vengono venduti. Più è difficile il prodotto che viene venduto, più è fondamentale questa parte. La panoramica velocizza il processo di vendita e non crea confusione nella mente del venditore. Avendo tutto raccolto, sarà anche più veloce e dinamico durante la trattativa, riduce la complessità e soprattutto non si rischiano di dimenticare i punti più importanti. Ci è successo molto spesso che il venditore deve andare a chiedere al tecnico: ma questa cosa come funziona, quest'altra come non funziona. È giusto, spesso in molti business molto particolari è difficile farsi affiancare ovviamente da un tecnico, mi immagino un impianto, però sarebbe buona cosa anche dal punto di vista dell'immagine e della professionalità che i venditori sappiano tutto, tutto del prodotto che viene venduto. Quindi questa è una sezione sicuramente molto strategica. Cosa andiamo ad inserire quindi all'interno di questa sezione? Vai là, avanti. Mettiamo le caratteristiche, per ogni prodotto mettiamo le caratteristiche, i benefici che dà al cliente e quindi che loro devono raccontare, i costi, manuali tecnici e servizi accessori. Mettiamo la strategia di prezzo e relative scontistiche, casi d'uso, chi acquista, chi influenza l'acquisto. Queste cose vanno perfettamente conosciute per ogni tipologia di prodotto, anche perché poi chi utilizza il prodotto sarà sempre qualcuno di diverso. Infine, materiale a supporto della vendita per presentare e descrivere il prodotto. Analisi della concorrenza, altra sezione fondamentale. Perché è importante inserire questa sezione? Il venditore non si può permettere ovviamente di non conoscere con chi si scontrerà nella mente del cliente durante la trattativa. Non c'è cosa peggiore che durante la trattativa un cliente ci dice: io ho visto anche quel prodotto, e il venditore poi rimanga, come si dice, a bocca spalancata o rimanga stupito o che non sappia rispondere in maniera adeguata. È ovviamente un grave punto a svantaggio per l'azienda. Quindi è bene inserire una sezione che mette nel dettaglio la concorrenza, sia clienti diretti che indiretti. Il venditore deve capire perfettamente quali sono i punti di forza e di debolezza nei confronti dei competitor. In questa maniera, conoscendoli tutti o comunque i più frequenti, sarà più semplice gestire le obiezioni. E
e quindi raccontare bene i punti di forza e di debolezza. Cosa inseriamo quindi in questa sezione? La lista dei competitor e i relativi prodotti, delle tabelle comparative che poi vi farò vedere in un piccolo esempio con punti di forza, debolezza ed elementi differenzianti, i prezzi praticati e servizi aggiuntivi offerti anche per fare delle comparazioni più mirate e degli elementi e azioni per gestire le obiezioni. Ora, nella prossima slide vediamo proprio un esempio che vi ho messo per capire bene. Vi consiglio di fare una tabellina tipo questa, che vi sarà sicuramente molto utile, dove elenchiamo i competitor. Facciamo la comparazione dei punti di forza, dal punto di vista loro, e i punti di debolezza dai punti di vista magari nostri o viceversa. In più mettiamo la gestione delle obiezioni. In questa maniera per il venditore sarà sicuramente più facile rispondere in maniera adeguata ai vari clienti. E siccome questo è un documento dinamico, questa lista si allungherà con il tempo e con l'esperienza dei vari venditori. E magari la gestione dell'obiezione non è unica, ce ne possono essere più di uno, ma con l'esperienza e con la condivisione delle informazioni che permette il playbook, tutti gli altri venditori potranno allinearsi, dare suggerimenti, commentare e quindi ogni volta scegliere sempre la maniera migliore, magari, per gestire le obiezioni. Un'altra sezione sicuramente importante, ovviamente, è il target e le buyer personas. Il nostro cliente dovrebbe essere la stella polare, secondo il mio parere, e serve una sezione proprio apposita, vai alla prossima slide, no? Una sezione apposita per il nostro target. Aiuta ovviamente il venditore a prendere delle decisioni migliori e in meno tempo, e conoscere in anticipo il cliente e le sue paure permetterà di gestire la vendita in maniera più dinamica ed efficace. Ma soprattutto, importantissimo, sapere in anticipo chi è il nostro cliente permetterà al venditore di concentrarsi solo su quei lead, su quei prospect che siamo sicuri o comunque ci sia più probabilità che rientrano, di cui hanno bisogno il nostro prodotto. Quindi sarà più semplice praticamente vendere. Un esempio del target che possiamo mettere, una descrizione del nostro cliente. Esempio, B2B, possiamo mettere dimensione aziendale, settore di appartenenza, fascia di fatturato, numero di dipendenti. Vi faccio un esempio. Se la nostra azienda vende magari, non so, un software per commercialisti, ovviamente tutti i commercialisti non sono uguali, magari sappiamo che il nostro software è particolarmente costoso, costa, non so, dai 10.000 euro annui e se lo possono permettere solo studi commerciali che hanno più di 10 dipendenti, il nostro target partirà da qui, partiremo come il nostro target, quindi commercialisti che hanno più di X dipendenti e che fatturano più di un tot. Se arrivano clienti e commercialisti più piccoli come lead, il venditore saprà già in anticipo che il nostro prodotto, il prodotto che vende, non sarà adatto a quel cliente e quindi eviterà di perderci tempo. Di fatto, questa qui è una parte di lead scoring preventiva che potrà fare in ogni momento il venditore. Poi ci sono i decisori del processo di acquisto, importantissimo. Le vendite, soprattutto B2B, sono molto lunghe, frastagliate. Chi partecipa durante la vendita? Ci sono spesso molte persone che partecipano, non c'è sempre solo il venditore. Sono varie figure in azienda che hanno un ruolo diverso e che vogliono sapere cose diverse. Il venditore ovviamente dovrebbe conoscerle tutte ed essere pronto a dare ad ogni persona che partecipa al processo di acquisto esattamente quello di cui ha bisogno, in modo tale che non ostacoli la trattativa. Magari abbiamo deciso il decisore finale, ma c'è un influenzatore chiave, non so, magari anche dal punto di vista software, c'è la segretaria che non è convinta. È vero che non deciderà lei, ma se lei fa ostruzionismo durante la vendita, tutta la trattativa probabilmente verrà meno o comunque si allungheranno molti tempi e quindi è importante capire tutti i decisori durante il processo di acquisto. L'altra sezione è il processo di vendita. Questa parte è importante metterla perché indica tutte le fasi o comunque le fasi principali della trattativa e come gestirle in maniera corretta. Permette di raccogliere in un unico posto tutte le azioni e gli strumenti per gestire il processo. E garantisce quindi che tutti seguano il miglior processo possibile, almeno sulla carta o comunque secondo l'esperienza. In più lascia la personalizzazione e la dinamicità al singolo utente. Infine, se noi tracciamo il processo, lo mappiamo, sappiamo quali azioni fare, cosa raccontare, cosa dire, quale materiale abbiamo a disposizione, possiamo anche misurarne la sua efficacia. Possiamo capire quindi se questa fase va bene, va male, se la possiamo migliorare, se non è mai più necessaria la possiamo togliere. Su questa fase, però, sugli esempi pratici e come raccontarla, come crearla al meglio, ripasso la parola a Lorenzo. Allora, grazie Simone. E chiaramente se vogliamo una parte importante di questo playbook è proprio il processo di vendita. Cosa ci può essere utile allora per disegnare questo processo di vendita? Sotto questo punto di vista,
utilizziamo, diciamo, ci viene in aiuto alcune slide che abbiamo già sviluppato, che abbiamo già visto durante la nostra masterclass dello scorso mese. Vedo un paio di partecipanti, per cui sicuramente mi fa piacere, sanno di che cosa stiamo parlando. Sono tre macro punti: l'analisi dei processi commerciali, funnel marketing e sales e il sales enablement. Andiamoli a vedere uno per uno, magari scendendo anche un po' nel dettaglio. Tutto parte dall'analisi. L'analisi di cosa? Dai clienti. Perché? Perché dobbiamo partire dal presupposto che clienti diversi hanno esigenze diverse e devono essere gestiti in maniera diversa. Per cui prima analizzo quello che riesco a fare come azienda, come normalmente mi comporto, come mi dovrei comportare, e poi cerco di disegnare il processo sulla base di questo. Alcuni aspetti importanti allora da sapere identificare, su cui possiamo trovare, insomma, delle attività, insomma, vedere a che punto siamo commercialmente per servire questi tipi di clienti. Sicuramente il primo punto è l'analisi del portafoglio clienti. Nel dettaglio, la composizione del mio portafoglio clienti, ci sono eventuali squilibri, geolocalizzazione degli stessi, e soprattutto li vado a segmentare. Non solamente sulla base del fatturato, che è un altro aspetto che Simone aveva evidenziato e che ribadisco io con forza, ma in base ai veri KPI dell'azienda. Sicuramente il fatturato è uno di questi, ma non è l'unico. Penso ad esempio al margine, alla posizione geografica, ad esempio al numero di visite che faccio con quel cliente, numero di visite che equivale a risorse che io dovrò mettere in campo per poterlo servire, ad esempio a parità di fatturato o di margine rispetto a un altro cliente. O di nuovo, se è un cliente strategico perché mi porta altri 5 piccoli clienti, ne dovrò sicuramente tenere in considerazione, aspetto che se guardo solo il fatturato non riesco a far emergere. Una volta che ho segmentati, li vado magari a capire, a monitorare nel corso del tempo, per cui vedo se ci sono stati dei movimenti all'interno di questi segmenti nel corso del tempo. L'anno scorso un cliente che era, ad esempio, up, supreme per il fatturato, sopra una determinata soglia, dopo 2 anni, come si è comportato, per cui lo vado a monitorare nel tempo. Il secondo aspetto è la lead generation, come la mia impresa riesce a procacciare, a creare delle nuove opportunità, attraverso quali canali? Sono canali online, offline, attraverso attività organica, passaparola ad esempio, e le singole attività che vengono fatte su questi canali. Il secondo aspetto è come riesco a qualificarli, cioè che attività faccio dopo o dovrei fare dopo che ho generato l'opportunità. Come li qualifico? Ho un sistema, ad esempio, a punteggio per capire se un lead è caldo o è freddo, molto banalmente. Il terzo aspetto riguardano le attività commerciali. Ok, ho visto chi è il mio portafoglio, chi sono i miei clienti, ho visto come riesco a generarne di nuovi, vado a vedere quello che attualmente faccio, le attività commerciali, quindi l'analisi delle performance, come riesco a seguire, no, il cliente lungo il suo percorso, quindi la mia pipeline, capire a chi ha assegnato quel cliente, le task da fare, lo stato di avanzamento delle task commerciali che ho aperto, le strategie in atto, ho delle attività commerciali che ho preventivato, ad esempio di upselling o di cross-selling. Sì, analizziamole. Metriche, chiaramente, KPI e il budget, che non ci stancheremo mai di dirlo, perlomeno per la forza vendita, consigliamo sempre, soprattutto per una forza vendita inside, che sia multilivello e multivariabile, cioè multilivello con vari scaglioni e multivariabili, che non sia legato esclusivamente ad una singola variabile, normalmente il fatturato. Per me è importante che il mio venditore, per la mia azienda, che il mio venditore compili il CRM perché poi facilita il lavoro di tutta l'organizzazione. È una variabile allora che potrebbe essere inserita nella fase di budgeting, cioè incentivo il venditore che aveva un'ottima percentuale di informazioni trascritte, ad esempio, nel CRM, oppure vado a premiare quelle operazioni commerciali che vengono fatte, ad esempio, in collaborazione con il marketing o tra due uffici. Lo vado a incentivare maggiormente, magari, rispetto allo sviluppare un nuovo cliente, anche perché è molto meno costoso, no? Rendere più profittevole un cliente che ho in pancia piuttosto che andare sul mercato per attivarne di nuovi, normalmente questo cliente. L'obiettivo, di nuovo, è evidenziare quelle che sono le aree di intervento, ovvero andiamo a vedere
cosa stiamo facendo, su cosa soprattutto possiamo migliorare l'operato dell'azienda. E gli diamo delle priorità. Trasformiamo poi queste priorità in delle attività. Fondamentale è il secondo punto, ovvero il funnel marketing e sales. Ovvero i due reparti, marketing e sales, devono essere in stretta collaborazione tra loro. Spesso infatti si parla di reparto unico. Quali sono allora questi aspetti da tenere in considerazione? Anzitutto identificare le fasi awareness e buying. Cioè le nostre attività commerciali devono essere organizzate attraverso queste due macro categorie. Awareness fa riferimento al fatto che il nostro prospect, il nostro lead, è ancora in una fase, se vogliamo, di presa di coscienza, cioè deve capire se veramente è quello di cui ha bisogno, prende informazioni, non conosce magari il nostro prodotto, il nostro servizio, non conosce la nostra azienda. Le attività che rientrano all'interno della fase di warning sono di awareness, sono estremamente diverse da quelle invece che devono essere considerate nella fase di buying. Fase di buying dove il nostro lead, il nostro prospect ha già deciso che quello, il nostro servizio, o comunque sia un servizio similare, è quello di cui ha bisogno, vuole quello. A questo punto allora le attività non devono essere volte, no, a evangelizzare, se vogliamo, il prodotto o l'impresa, ma devono essere fortemente verticali sulla contrattazione, ad esempio, commerciale. Oppure, insomma, sostanzialmente dobbiamo andare a risolvere, a parlare di come la nostra soluzione risolve le sue esigenze. Per cui avere queste bene in mente, queste due fasi all'interno del nostro funnel, del nostro percorso, è importante per capire in che posizione il lead del percorso è. Ancora in una fase di awareness, allora magari sarà richiesto un supporto maggiore dalla parte del marketing. In una fase di buying, chiaramente invece, molto più supporto dal lato sales commerciale. Prevedere non solo le attività, ma anche gli strumenti che facilitano questo tipo di condivisione delle informazioni. Strumenti normalmente IT, se parliamo come in questo caso di una forza vendita magari che fa qualche attività inside, da remoto. Per cui è previsto il CRM, inseriamolo nel playbook commerciale, che bisogna attivare questo tipo di iniziativa sul CRM. Se il CRM è lo strumento che abbiamo in mente, potrebbe essere benissimo un gestionale o un foglio Excel, una repository di contenuti che il marketing crea, ad esempio per la fase buying, a cui il venditore può accedere in qualsiasi momento, veicolare al venditore. Ho anticipato allora, se vogliamo, un'altra fase, l'ultima, che è quella del sales enablement, cioè collegare le varie fasi che abbiamo visto di prima a delle attività per i singoli clienti, per i cluster di clienti, anzi, per i segmenti di clienti. Ovvero andiamo a monitorare le fasi affinché riesca a capire in che stadio di consapevolezza del cliente, awareness e buying, i miei clienti sono, diciamo, in momenti diversi, perché momenti diversi necessitano di attenzioni e attività diversi, come abbiamo visto prima. Il primo aspetto per quanto riguarda il sales enablement, che se vogliamo è associare la giusta azione, il giusto contenuto al cliente nel giusto momento, parte dall'analisi del percorso, chiaramente. Quali sono le chiavi motivazionali che spingono il cliente ad intraprendere il proprio journey, il proprio percorso di acquisto? Quali sono i touch point che lo stesso compie nel farlo? Individuiamoli, li elenchiamo. A fianco ci indichiamo da chi sono presidiati all'interno dell'impresa. Se ci scrive sui social, chiaramente sarà presidiato ad esempio dal mio social media manager, se invece ha bisogno di un contatto email magari dal mio customer service. Insomma, andiamo a indicare gli eventuali touch point sulla base del percorso che abbiamo previsto prima e che sappiamo grazie all'analisi. Torniamo al punto iniziale. Successivamente poi vado a vedere i ruoli che questi touch point hanno e l'importanza per il cliente di questo touch point, perché ci sono touch point che avranno dei punti d'incontro, diciamo, che avranno delle, saranno meno importanti rispetto a altri. Devo andare a capire allora qual è il momento della verità, il zero moment of trust, cioè quando il cliente si forma un'idea positiva o negativa dell'azienda, sostanzialmente. L'ultimo punto è cercare di capire che interazione è richiesta dalla tua azienda per i touch point che abbiamo visto in precedenza.
So il percorso allora che fa il mio cliente, cerco di legare questo percorso alle fasi del funnel che ho visto prima. Li divido in awareness e buying. E a fianco ci metto le attività. Abbiamo individuato il percorso, abbiamo capito in quale fase del funnel corrisponde, dobbiamo capire allora quali potrebbero essere le attività marketing o commerciali da veicolare. Il concetto alla base, di nuovo, è il medesimo: clienti diversi devono essere serviti in maniera diversa, che sono quindi in una fase diversa del funnel, con attività diverse. Abbiamo inserito un piccolo esempio allora di come potrebbe essere costruito uno schema per racchiudere le attività viste in precedenza. Abbiamo ipotizzato, l'abbiamo presa da un bel documento dell'Implement Group che vi consigliamo di leggere, abbiamo ipotizzato una lead generation online, cioè sostanzialmente si parte nel punto 1 con una campagna sponsorizzata su Google, magari su Google Search Console, insomma, o un'attività SEO, insomma, un'attività online. Il lead risponde alla call to action, al punto 2 arriva sul web e magari compila il form. Qui, nel punto 3, so che siamo in una fase di awareness, deve avvenire la prima qualificazione del lead. In questo caso avviene magari tramite una call, ma potrebbe essere di chiedergli, insomma, dopo un tot di tempo di fare un'altra operazione o la verifica di una determinata interazione con qualcosa, ad esempio, un'altra pagina del sito, un altro contenuto e così via. Aggiorno il CRM e la mia pipeline commerciale, la notifica arriva magari al CRM del mio venditore con le informazioni raccolte e le task, le attività da fare. Entro magari 1 o 2 giorni, programmo allora una call con il team sales, sono al punto 6. Al punto 7 il lead è caldo, capisco che stiamo entrando in una fase di buying, cambia completamente l'obiettivo, non è più quello di informare, dare informazioni, cercare di qualificare, no, per capire anche il grado di calore della persona, del cliente cosa fa davanti. Vado direttamente nella parte commerciale, allora inizierò a parlare di offerta, di caratteristiche del prodotto per la sua azienda. Per cui al punto 6, al punto 7, perdonatemi, vado con la presentazione dell'offerta. Punto 8 e successivi faccio call di negoziazioni ulteriori o call di chiusura. Il processo non si esaurisce con la conclusione dell'accordo, ma nel punto 10 vado a gestire ad esempio il mio post vendita. Arrivati a quel punto, nel mio documento ci deve essere scritto allora come intendo gestire a livello sia di customer care o di assistenza, oppure come l'impresa vuole mantenere profittevole quel cliente nel corso del tempo. Con delle strategie quindi di cross-selling, gli vendiamo di altri servizi, o di upselling, servizi magari o prodotti di livello maggiore. Sostanzialmente questa parte è conclusa. Ripasserei magari la parola a Simone e io faccio di nuovo da click per continuare, diciamo, nella struttura del nostro playbook. Ok, grazie Lorenzo. Poi magari alla fine per far avere lo strumento prova a riprendere in mano la condivisione sperando che internet mi assista. Ora andiamo a vedere quindi le ultime due parti del playbook, o comunque le ultime due parti che vi racconteremo oggi, e poi farò vedere lo strumento pratico che vi ha raccontato all'inizio Lorenzo. Perché è importante la parte di case study e best practice? Secondo me, secondo la mia esperienza, la nostra esperienza, è le parti più importanti del playbook. Io ci credo molto e questa parte rende veramente dinamico il playbook, soprattutto per le reti vendite inside o per tutte quelle reti vendite che sono sparse nel territorio. Questo qui perché permette in questa sezione di creare una conoscenza condivisa all'interno del reparto. Questa conoscenza condivisa è una skill, un requisito sempre più necessario per i reparti commerciali di oggi. Oggi non ci si può più permettere soprattutto le imprese non si possono più permettere di contare solo su un venditore super performante che però si tiene tutto per sé, ha il suo metodo personale, non lo condivide con il reparto, anche perché l'azienda resterebbe vincolata a lui e nel caso in cui perdesse quel venditore, perderebbe anche tantissima conoscenza. Quindi noi vi consigliamo ovviamente di tenere sempre aggiornata questa parte. Condividendo tutti i case study e le best practice di reparto, che poi vedremo nello specifico cosa intendo, avviene una formazione continua all'interno del reparto e tutti hanno la possibilità di crescere imparando dai colleghi, imparando dai migliori e facendo
possibilmente sempre la cosa giusta. E con il tempo questa sarà, avrà una curva di crescita del reparto in maniera quasi esponenziale. All'inizio sarà lenta magari, poi man mano che c'è questa conoscenza condivisa, il tasso di crescita di tutto il reparto sarà quasi, quasi esponenziale. Inoltre velocizza la vendita, dato che una persona non dovrà stare a pensare ora cosa gli dico, questa gestione, questa obiezione come la gestisco, o quant'altro, perché avranno tutto qui condiviso. Questa sezione è quella sezione che permetterà ai venditori di avere sempre il playbook sotto mano. Se lavorano magari in smart working o fanno l'inside seller, avranno, avranno sulla destra il mouse, sulla mano sinistra il playbook, pronto per essere sfogliato e consultato in ogni momento. Inoltre facilita il processo di onboarding. Noi sappiamo, sicuramente anche molti di voi sapranno quanto è difficile integrare, inserire una nuova figura vendite, insegnargli tutto da capo, tutte le best practice, come lavoriamo. Questi sono soldi che l'azienda spende, mesi che si passano, e grazie a questa sezione di case study best practice, questa sezione, questa parte sarà sicuramente più veloce e farà risparmiare davvero molti, molti, molti soldi all'impresa. Cosa inseriamo quindi? Qui ho messo solamente degli esempi pratici. Io vi consiglio di mettere tutto quello che riguarda la trattativa, la vendita, dalla fase di prima chiamata alla fase di post vendita. Quindi, per esempio, inserirei case study best practice di come fare correttamente una demo, come presentare determinate caratteristiche, le migliori leve, come gestire le obiezioni, come fare l'offerta e quant'altro. Questa sezione sarebbe bene che iniziassero ad aggiornarla i leader aziendali. Sono loro che devono essere i primi a crederci e che la tengono aggiornata, magari parlando con i vari venditori, facendo coaching one to one, di volta in volta si prendono magari un'ora a settimana per aggiornare questa sezione. Perché fidatevi, un consiglio dato a un venditore, con questo metodo, lo darete a tutto il reparto in maniera istantanea. Quindi risparmierete un sacco di tempo e sarà come fare coaching in maniera di fatto automatica. È uno strumento estremamente utile che vi consiglio assolutamente di avere e di tenere sempre a disposizione. L'ultima parte del playbook che vi consigliamo è quella di strumenti e sistemi a supporto. Perché inserire questa sezione? Qui in realtà dobbiamo mettere tutti gli strumenti che i venditori hanno a disposizione, che l'azienda ha acquistato e che i venditori poi devono utilizzare. Sappiamo benissimo che ormai quasi tutte le aziende hanno il CRM, ma anche quasi tutte hanno problemi di adozione. Questo molto spesso perché o non si sa utilizzare lo strumento, o c'è confusione, o non ci sono procedure chiare di come si utilizza lo strumento e quando andrebbe utilizzato. E questa sezione dovrebbe aiutare proprio questo, deve fornire una guida su come utilizzare i vari strumenti. Anche perché oggi la vendita è diventata sempre più tecnologica, sia per chi utilizza il modello inside, ma anche chi utilizza il metodo più tradizionale e classico sul campo. Comunque gli strumenti sono sicuramente molti, tra videochiamate, sistemi di telefonia, CRM, gestione pipeline, gestione mail, social e quant'altro. Una sezione univoca che spiega bene a tutti come si utilizzano questi strumenti avrà un valore inestimabile, soprattutto sul tasso di adozione degli strumenti. E di fatto vi permetterà di acquistare uno strumento e avere una possibilità più alta che venga utilizzato in maniera corretta. Cosa andiamo ad inserire quindi qui? Andremo a mettere un elenco di tutti gli strumenti utilizzati e il loro scopo. Le persone devono capire perché utilizzare uno strumento, non è così immediato, altrimenti c'è il rischio che se si viene acquistato uno strumento e le persone non capiscono il motivo, diranno: io ho sempre fatto così, funziona, non lo utilizzo, e sarà ovviamente una grave perdita per l'azienda. Quindi vi consigliamo di inserire poi come utilizzare ogni strumento con procedure passo passo, meglio se avete dei video, e associare i vari strumenti ai vari momenti della vendita. Esempio: devo fare una prima chiamata, utilizzo questo sistema telefonico o questo sistema di videoconferenze, devo caricare il dato, il lead sul CRM, faccio questi passaggi. Sarà sicuramente utile e anche questo aiuterà sicuramente ad avere tutti i venditori allineati e soprattutto avere poi a chi prende le decisioni, se non sono condivise dal reparto, ma chi prende il leader avrà decisioni, prenderà decisioni su dati sempre aggiornati e quantomeno attendibili. Ora, il playbook è finito. Andiamo a vedere lo strumento pratico che vi abbiamo preparato per voi. Vi faccio vedere tutte le sezioni che sono state inserite. Come vi ho detto, sono di più di quelle che vi abbiamo raccontato oggi, soprattutto per questioni di tempo. Ne sono 12, oggi ve ne abbiamo raccontate, se non sbaglio, 7 o 8. Per ognuna di queste sezioni vi abbiamo messo in corsivo, per esempio l'ho scorreggiato sulla panoramica aziendale, vi abbiamo messo in corsivo quello che dovete fare e il perché, quindi un po' riassunto di quello che è stato oggi,
e delle domande o degli esempi da rispondere per compilare questa parte. Seguendo già queste domande che abbiamo messo in ogni sezione, farete un po' un esercizio di, diciamo, di ragionamento per ogni sezione, per ogni parte, e avrete, rispondendo a queste domande, sicuramente una base strategica da cui partire, o comunque un playbook quantomeno aggiornato e pronto all'uso. Basterà semplicemente prendere il vostro reparto, se si riuscite anche il reparto marketing ancora meglio, e iniziare a rispondere a tutte queste domande o seguire i vari esempi. Crediamo che sia uno strumento molto potente e speriamo soprattutto che vi sia utile per iniziare il vostro lavoro e l'utilizzo del playbook. Noi ci crediamo molto, come penso avete capito, perché abbiamo visto con i nostri occhi la sua potenza, se creato e soprattutto poi utilizzato dalle aziende, e con questo strumento speriamo anche voi, se non già non lo fate, potete iniziare a farlo in maniera autonoma. Poi sono tutte sezioni, l'importante è scaricarvelo e iniziate. Ora, io questa parte l'ho finita. Vi posso dire che se volete, non ci sono, credo, tempo per delle domande e delle risposte. A questo punto avvio il video. Non credo ci sia tempo per domande e risposte, però se ne avete qualcuna al volo, abbiamo ancora 5-6 minuti, ce le potete fare. Intanto vi dico che se leggendo il playbook avete dubbi, domande o quant'altro, ci potete scrivere. Io e Lorenzo siamo sempre qui a disposizione, ovviamente senza impegno siamo qua, e ne possiamo ovviamente ne possiamo parlare e approfondire i vari aspetti del playbook. Noi vi ringraziamo e soprattutto poi a breve, a stretto giro, vi rimanderemo tutto, registrazione le caricheremo anche nel nostro canale YouTube e nei nostri social, se li volete vedere, o nel nostro blog aziendale dove trovate diverse risorse sull'inside sales o più in generale sul mondo delle vendite. Mi scuso per la connessione ad internet, era inaspettata, solitamente lavoriamo in smart working, oggi siamo venuti in azienda e internet non andava al massimo, quindi scusate. Però speriamo che sia stato utile e soprattutto chiaro, che secondo me è la cosa più importante. Quindi vi ringrazio. Aspettiamo qualche altro minuto, non so Lorenzo se vuoi dire qualcos'altro, vuoi aggiungere? Io sì, in chiusura ribadisco che magari insomma comunicheremo poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche le uscite. Ho detto mesi perché a dicembre ci fermiamo, siamo il 24 di novembre, non riusciamo a fare il webinar di dicembre, prima ho detto quasi una volta al mese con l'Inside Sales Lab, per cui sicuramente comunque annulleremo quello di gennaio all'incirca, per cui restate collegati sui nostri social, per qualsiasi tipo di richiesta potete scriverci nei nostri contatti, li trovate tranquillamente nel sito. E ci arrivano intanto alcuni ringraziamenti anche dei partecipanti. Per qualsiasi cosa rimaniamo comunque a disposizione. Fare tutto era veramente complesso. In un'ora abbiamo cercato di vedere con Simone, che è stato bravissimo, le parti che erano forse un po' più complesse. E, chiaramente molto sta nel lavoro, insomma, di coordinamento con i vari team, perché le informazioni chiaramente sono loro che ce l'hanno in possesso, sia il lato marketing che il lato sales. E il consiglio che diamo è chiaramente di costruirlo, come abbiamo detto, insieme a loro e non di calarlo dall'alto, se vogliamo, no? Scritto in ufficio e imposto a tutta l'organizzazione. E per qualsiasi cosa restiamo a disposizione, vi ringrazio di cuore anch'io per aver partecipato, abbiamo passato un'ora piacevole insieme. Grazie, grazie a tutti. Buon lavoro a tutti.